Il Salone dei Mesi, sito nel Museo Schifanoia a Ferrara, fu decorato con affreschi per volere di Borso d'Este dai migliori pittori dell'Officina ferrarese attivi attorno al 1470. Il ciclo di affreschi si svolge lungo le quattro pareti del salone. Su ciascuna di esse sono dipinti dai 2 ai 4 mesi. Purtroppo il palazzo, dopo lo splendore durante la permanenza degli estensi, fu abbandonato e cadde in rovina. Le sale intorno al 6-700 furono destinate a usi impropri che compromisero gravemente le decorazioni. Solo tra il 1820 e il 1840 vennero progressivamente ritrovati gli affreschi, dei quali però restarono leggibili solo 7 su 12. Ogni mese è diviso in 3 fasce orizzontali, comprendenti in alto il Trionfo, a metà il segno zodiacale e i 3 decani e in basso le scene di vita quotidiana della famiglia Estense. Maggio ha nella fascia superiore il trionfo della divinità protettrice del mese, in questo caso Apollo. Aurora guida il carro del sole su cui Apollo tiene in mano il globo solare e un arco. I 4 cavalli che trainano il carro del sole sono Eoo, Etone, Flegone e Piroide. Ai piedi del dio vi è un grifone, che è simbolo di perfezione e potenza, e sopra di lui un cigno e un corvo. Il cigno è simbolo delle arti, poiché si riteneva che prima di morire intonasse un canto di bellezza ultraterrena, e rappresenta il figlio di Apollo, Cicno, bambino capriccioso che, come racconta Ovidio, fu mutato in questo animale dal dio. Il corvo è invece un richiamo al mito che racconta la nascita di Asclepio, altro figlio di Apollo. Asclepio nacque dall'unione fra il dio e Coronide, che portando in grembo il figlio di Apollo si innamorò di Ischi e fuggì con lui. Un corvo andò a riferire l'accaduto ad Apollo e dapprima il suo piumaggio fu mutato in nero da bianco che era, poiché Apollo adirato non gli credette. Scoperta poi la verità, il dio fece morire la donna e salvò il bambino affidandolo al saggio centauro Chirone perché lo istruisse alle arti mediche. Appaiono i falchi, messaggeri di Apollo. Vediamo il tripode sacrificale, simbolo dei suoi poteri profetici, coperto da una pelle, quella del drago serpente Pitone, che fu ucciso dalle frecce del dio per salvare sua madre Latona, e sulla cui pelle sedeva la Pizia, la profetessa di Apollo a Delfi. Le 9 muse, simbolo delle arti, sullo sfondo, assistono al suo trionfo e poco distante da loro appare Pegaso, il cavallo alato. Pegaso, ritornato all'Olimpo dopo la morte di Bellerofonte, andò sull'Elicona, dove le Pieidi gareggiavano nel canto con le muse. Al loro canto, per la dolcezza della loro melodia, l'Elicona cominciò a salire verso il cielo. Allora Pegaso batté la terra con lo zoccolo e arrestò l'ascendere del monte.
Dalla terra, aperta da quel calcio, sgorgò una fonte che si chiamò la Sorgente del Cavallo o Ippucrene, largitrice di ispirazione poetica a coloro che ad essa si abbeveravano. Apollo era definito curotrofos, che in greco antico significa colui che nutre, che alleva i fanciulli, ed era quindi protettore dei bambini e dei giovani e come tale presiedeva la loro salute ed educazione. Ecco il motivo di tanti fanciulli, in teoria accanto al suo carro di trionfo, che portano una cordina alla quale è legato un rametto di corallo per protezione dagli influssi malefici. A sinistra si scorgono vari umanisti che discettano tra loro. Nella fascia centrale abbiamo il segno zodiacale dei Gemelli e i tre decani. I decani sono corrispondenti alle decadi, tre periodi di 10 giorni in cui è diviso il mese governato da ciascun segno zodiacale. A maggio troviamo l'icona dei gemelli Castore e Polluce, accompagnati dalle prosopopee delle tre relative decadi. Il primo decano è icona di un uomo di nobile lignaggio, in piedi, che riceve l'omaggio di un ragazzo più giovane. Forse rappresenta l'istruzione della poesia e della musica. È riccamente abbigliato e tiene un lungo bastone con la mano destra. È simbolo della costellazione dell'Auriga. Il secondo decano è formato dall'icona di un suonatore di tibia vestito con scarpe rosse, che è ascoltato da un uomo vestito solo da una fascia e da calzari dorati. Si tratta della coppia di Ercole con Apollo che suona il flauto, che l'astrologo greco Tolomeo faceva coincidere con le stelle di Castore e Polluce. E infine il terzo decano è icona di Apollo Arciere, simbolo di parti della costellazione dei Gemelli. Nella fascia inferiore, molto rovinata, si intravedono scene di vita campestre, con un villico che raccoglie frutti da un albero e in primo piano alcuni contadini che falciano i campi.